attentati terroristici di Parigi ci confermano un problema della società di oggi. Abbiamo dei problemi mondiali, delle sfide mondiali, il terrorismo, l'immigrazione, che richiedono delle soluzioni mondiali. Non ci possono essere problemi su scala globale con soluzioni su scala locale. Papa Francesco parla di terza guerra mondiale frammentata. Bauman, novantenne, filosofo, ci parla di un campo minato. Sappiamo che certi episodi possono ripetersi, non sappiamo come, dove e quando. Il rischio è quello di una crisi democratica, decidere di rinunciare a delle libertà per cui i nostri genitori, i nostri nonni sono morti, per cui hanno combattuto qua in Europa per una presunta sicurezza. Questa non può essere la strada. Ci vuole più Europa, un'Europa diversa, ma un'Europa più unita. L'Europa è nata nel 1952, la Ceca, mettendo assieme il controllo dell'acciaio e del carbone, cioè l'energia e la materia prima per costruire le armi. Quindi è nato su un'idea che mettendosi assieme si può vincere la paura e si può sconfiggere la guerra, l'odio e si può costruire un mondo di pace. Così è stato per tanti anni in Europa. Ora dobbiamo essere più uniti contro il terrorismo. L'Europa a 28 ha la seconda spesa militare al mondo dopo gli Stati Uniti, ma è troppo divisa. Ci vogliono delle azioni europee, quindi concrete, coraggiose, per vincere la paura. Alcuni passi in avanti sono stati fatti in queste settimane: un'intelligence comune, mettere assieme le informazioni, controllare chi entra e chi esce dal continente europeo, quindi un controllo delle frontiere esterne, il registro dei voli, è indispensabile una tracciabilità delle armi, ci sono troppe armi in giro per il mondo non controllate. La sfida è quella quindi di un'Europa unica, di un'Europa unita, che ha una sua politica estera e una sua politica di difesa comune. La richiesta della Francia di attivare l'articolo 42,7 del Trattato di Lisbona ci va in questa direzione. Se un paese è aggredito, gli altri devono, nei modi, nelle modalità, nei tempi che verranno stabiliti, concorrere alla sua difesa e protezione. L'Europa deve giocare un ruolo più forte, un ruolo di stabilizzazione nel Medio Oriente e nel Mediterraneo. E bisogna coinvolgere nella vicenda siriana la Russia, l'Iran, bisogna creare una possibilità di tregua ed un governo, così come anche in Libia è indispensabile arrivare ad una soluzione di pace condivisa. Quello che non dobbiamo fare di fronte alla crisi, di fronte al terrorismo, è alimentare una guerra di religione. Il cristianesimo, l'Occidente, contro attaccato dall'Islam e dal mondo musulmano. L'equazione migrante terrorista è pericoloso. I migranti sono delle vittime del terrorismo e alimentare questo scontro di civiltà fa prevalere gli estremismi e alimenta appunto l'odio. Certo è che solo un'Europa divisa, un'Europa unita che recupera le ragioni del suo stare insieme può comunicare speranza, fiducia, un futuro. Dobbiamo continuare a vivere, dobbiamo continuare a sperare, dobbiamo continuare a lavorare, dobbiamo continuare ad incontrarci. Non bisogna che rinunciamo alla vita, alle nostre abitudini, perché questo sarebbe il modo concreto per far vincere il terrorismo, per far vincere chi alimenta l'odio, chi alimenta la paura. Lavoriamo per una società più unita.